Come è strutturato il percorso di questa mostra? Ah, Vertigine si compone di 21 artisti contemporanei. E partiamo però con un omaggio a Joseph Beuys, che, di cui ricorre il centenario della nascita, che però non è un omaggio, diciamo, fine a se stesso, ma il punto di partenza dell'approccio, dell'idea, insomma, di natura e di paesaggio, che è cambiata negli anni 70-80 ed è un approccio più attento a quello che sono i temi ambientali e alla responsabilità dell'uomo, dell'artista, perché vita e opere, vita e arte vanno insieme da Beuys in poi. E poi salendo, insomma, al primo piano troviamo diversi medium, cioè pittura, scultura, video, fotografia, performance e installazioni. Quindi un panorama abbastanza completo di quelli che sono i principali linguaggi dell'arte contemporanea. Casa De Rodis finalmente riapre le porte con una mostra dedicata alla montagna, con artisti eccezionali. In effetti si riapre e facciamo un po' qualcosa di diverso, un'incursione in un territorio a noi sconosciuto con la collaborazione dell'Asilo Bianco, e con la collaborazione dell'Asilo Bianco l'arte contemporanea. L'esposizione precedente dedicata a Carlo Fornara, con la montagna protagonista delle sue opere, si conclude con uno sguardo agli artisti contemporanei in una Vertigine, che è il titolo poi della mostra, che avvia un dialogo tra la grande scoperta della montagna alla fine dell'Ottocento e il presente connotato da profondi cambiamenti. È evidente la discontinuità tra gli artisti tradizionali nostri e gli artisti contemporanei, che sperimentano tecniche e modi di esposizioni, di espressioni diverse. Quello che sorprende è che in entrambi i casi, sia ieri che oggi, si nota una grande forza e un legame profondo tra la vita e l'arte, come tra l'altro ha proprio sottolineato Beuys, che in modo nuovo e provocatorio ha posto questo problema al centro della modernità.